Vorrei passare a Antonello De Piero. Antonello De Piero è un musicista, è un cantante, un giornalista, ha fatto l'inno della Roma. Stasera naturalmente non è in tema cantare l'inno della Roma, Assolutamente. però sicuramente ha avuto successo allo stadio, so che hai fatto veramente, ti hanno messo sullo schermo gigante, insomma, ha avuto un successo Sì, è andata anche. veramente molto bene. Comunque stasera sono in veste di giornalista, mi congratulo con te che sei riuscito a sposare questa causa, per Ci sposare copiano questa tutti, causa. tu Antonello prima hai detto una Per... cosa, tutti copiano la notte, tutti Sì, ci questo è copiano. vero, veramente. Diciamo questo discorso di andare in giro per i locali, come fai tu da una vita, veramente sta riscontrando un certo successo in tante persone sicuramente. Ma ti vedo in giro, io scrivo sulla notte, appunto, giro tanto i locali e vedo tanta gente con le telecamere. Comunque stasera prima si è parlato di poca attenzione della stampa nei Sì. confronti di questo genere e io vorrei spezzare una lancia, visto che sono in favore della stampa, appunto, visto che sono l'unico rappresentante qui in studio. E io penso che ci sia anche poca però sensibilizzazione e coinvolgimento da parte degli organizzatori di questo tipo di serate nei confronti della stampa. Ma tu sai Non è benissimo che molte volte mi è successo, la stampa di solito non gli va di scrivere molte cose sul genere. Questo, guarda, io ho letto tanti giornali e su questo genere di danza, solo quando ci sono avvenimenti a livello nazionale, allora il giornalista va e scrive, ma a livello loro, che poi non è a livello locale, ti posso Certo, garantire, sì. riescono a portare 2-3 mila persone, anche 5 mila alla volta, per cui ci vorrebbe un po' che i giornalisti scrivessero Comunque, che è un fenomeno che in questo momento funziona, insomma, certo, ragazzi, è funziona inutile. sicuramente anche a livello commerciale, perciò la stampa sarebbe giusto che la stampa se ne interessi, però ecco, io inviterei le organizzazioni di questo tipo di serate, appunto gli organizzatori, Ruiz. Ecco, a inviare anche fax e sensibilizzare, invitare i secondo me è giornalisti. anche un discorso, ha detto Antonello, secondo me è anche un discorso vero questo qui, perché tutti gli organizzatori dovrebbero mandare i famosi fax, ecco, dopo ritorneremo a te, i famosi fax per dire ogni serata che lo fate questo voi? Adesso sì, l'acquapaiper esce quasi tutti i Sì, però giorni. l'acquapiper già è un locale del gruppo Allora, Bornigia, è scriviamo molto più anche a facile, eh? Modesti, come si chiama, quello della Repubblica, Messaggero, usciamo su Ecco, parecchi. importante è questo. Però più Sappiamo, di tanto non sì, perché esce. io personalmente io sono stato sempre invitato alle varie serate mondane perché è un anno che scrivo su questo giornale fuori campo Fuori campo e poi è importante, va allo stadio, per cui lo leggono abbiamo 100.000 30.000 persone di copie a notte. Roma, però io non ho mai ricevuto un fax, non sono mai stato invitato a Ecco, una dopo serata di questo tipo, ti appunto. daranno il numero dei fax, sicuramente ti manderanno un fax anche te, così diamo una mano L'unico anche a loro. giornale è giorno e notte che sta facendo dei belli Sì, articoli anche perché anche questo è un genere a molto tutti i importante, livelli, non molto solo sulla perché salsa. diciamo è Dopo ti l'espressione. faccio vedere come Riccardo, ballo io, guarda. grazie Antonello De Sì, Pierro. siamo in chiusura. Sì. Io volevo il libro di Enzo Conte, mi ha dato. Vorrei esprimere praticamente un'opinione su questo. Il discorso è questo, secondo me, che questo tipo di musica viene presa forse ancora un po' con superficialità, si pensa più che altro forse al divertimento. E il discorso è questo, che questa musica è un'espressione, diciamo è una commercializzazione della musica afrocubana, quella che noi conosciamo appunto in Europa e in tutto il mondo effettivamente. La musica afrocubana che però tutto sommato è un'espressione di un popolo, che è appunto il popolo latinoamericano e il popolo cubano in particolare trae origine, appunto, cioè diciamo ha un'importanza soprattutto storica e di tradizioni di tutta, è una cultura, diciamo, bisogna vedere soprattutto questo tipo di musica anche da un punto di vista culturale. Sì. Forse un'informazione di questo tipo, forse potrebbe coinvolgere ancora di più la gente e la stampa. Assicurante, a settembre avrai i tuoi fax, vediamo se scrivi. Grazie. Bene.